i soldi non sapere. Questo è un detto che vale per me sicuramente, io so di non sapere. Però Socrate, capito, che sia attribuita a Socrate questa frase, ma fondatamente, ma quindi non come ignoranza, ma come desiderio di conoscenza, di non sapere, io mi ci metto e ci riconosco in pieno, e quindi speriamo che questa sera noi la faccia, chiarisca, ci aiuti ad andare un po' avanti, usciremo di qui forse più ricchi, come sempre, ovviamente, e quindi molto volentieri, adesso lascio la parola a Manuela, come al solito la lasciamo parlare, perché poi lei si concentra, e quindi ha bisogno di silenzio, ha bisogno della concentrazione, e alla fine faremo interventi, domande, chiarimenti, da fare su un tema così importante come la filosofia greca, quindi molto, molto importante. Quindi lasciamo la parola a Manuela, e intanto grazie, come sempre, sul mondo, sull'universo platonico, proprio la forza di quattro incontri, se ben ricordo, sono quattro, perché finalmente Platone posso consegnarlo senza fretta, senza correre. È per me veramente una consegna d'amore, ma questa consegna, questo amore che ho incondizionato per Platone, che studio da anni, questo filosofo greco che studio da anni, non avrebbe senso se non andassi veramente a inginocchiarmi metaforicamente, a riconoscere il debito da tutti i punti di vista, antropologico, esistenziale, gnoseologico, nei confronti appunto del maestro di Platone, cioè Socrate, che è anche il mio maestro. Come docente lui è il mio riferimento, io credo, lo dico proprio con la forza di, quella, così, di quei pochi riferimenti apodittici che ho, perché sono una persona che vive molto, no, di ricerca, di latte del dubbio come metodo, sono praticamente tutto ciò che è assoluto, in latino si dice ipse dixit, sì, a parte la fede ovviamente, non risuona tanto come ho sempre bisogno comunque di attraversare le cose, però veramente un convincimento profondo mi viene proprio, e per me è apodittico, insomma, dalla consapevolezza che nel momento in cui siamo di fronte a Socrate, siamo di fronte a un metodo che è un po' il cuore della serata, che è prima di tutto didattico, se c'è qualcuno in sala, qualche docente, assolutamente so che va in risonanza con me, che dovrebbe essere il metodo di ogni docente, di ogni educatore, di chi comunque si pone qui, come sono adesso io stasera, e guarda le persone che stanno ascoltando e si generano, ricordate, no, quella comunione di intenti, come dice Platone, quel mutuo sfregamento di anime. Quindi il metodo socratico è il metodo di chi ha come dono umile ma forte la parola ovviamente, no, che deve aprire quei famosi varchi e si pone di fronte a chi lo ascolta per in qualche modo generare, dicevamo, conoscenza, scambio e cercare la verità. Ecco, metodo maieutico, la maieutica. Quindi questo per me è veramente alla forza di un assioma. Il docente deve guardare quel metodo e ci arriveremo ovviamente perché è un po' il fulcro del mio dire. E anche questa è un po' sempre la condizione sine qua non, no, di ogni conferenza, qualunque conferenza sia, qualunque sia il contenuto, parlo per il mio mondo, no, dell'umani libere, filosofia italiana, ma non solo, voglio dire, in ogni caso, quando ci si pone qua in un quarto a tenere una conferenza, è chiaro, no, che sarebbe pleonastico, sarebbe retorico, sarebbe acritico dire adesso dico tutto di Socrate, in questo caso di Socrate, anche perché se lo spiegassi a scuola, quando lo spiegavo a scuola, io mi prendevo quel mese socratico, perché anche lì Socrate andava fatto molto bene, perché proprio dopo guardare un po', insomma, nel momento in cui vai a seminare, a irrigare il cuore dei tuoi studenti nel modo giusto, senza fretta. Quindi che cos'è che posso fare? Ovviamente andare a scegliere e a trascegliere quei semi, no, quelle piccole perle agglutinate che hanno incendiato me, che hanno silurato me, mi hanno fatto innamorare, e quindi vorrei consegnarle a voi, no, proprio per quella donazione di senso che credo sia un po' il mio compito in questa vita. Prima passano attraverso di me, ci piango di emozione, mi innamoro e attraverso le consegno. Quindi cercando proprio, no, di visualizzare il tutto, perché ci sarebbe ovviamente tanto da dire, io vorrei partire
Pietro. Apro una parentesi velocissima, rapsodica, come piace dire a me, un attimo naturalmente perché possiate seguirmi. È chiaro che Socrate, il Socrate di cui parleremo questa sera, il Socrate che è nei manuali, no? Nei libri, è quello che ci arriva soprattutto attraverso la testimonianza platonica. Nei 35 dialoghi platonici, il protagonista quasi assoluto è Socrate, è il maestro, no? Di Platone, dell'alunno che è stato, del discepolo che è stato veramente riempito di amore della conoscenza dal maestro, che ha sofferto terribilmente quando il maestro viene mandato ingiustamente a morte nel 399 a.C. E ovviamente il tema della morte, il processo di Socrate, altro nucleo portante della mia riflessione questa sera. Quindi, ho detto, vorrei leggere un passo tratto dal Fedro. Il Fedro è uno dei dialoghi su cui staremo di più insieme, se avrete sempre, no, nei miei confronti la grazia di essere qui con me, dedicato al tema dell'amore, Simposio e Fedro. Ma mi preme perché c'è un passaggio, c'è una frase, c'è una preghiera che Socrate rivolge a tutti gli dèi nel momento in cui si alza, dopo aver parlato per tutto il pomeriggio con il discepolo Fedro. Non è il Fedro delle favolette, favole di Esopo, di Fedro, è un discepolo, uno dei tanti discepoli di Socrate. Dopo aver parlato insieme lungo le rive di un fiume in una calda estate, appunto ateniese, ritornando quindi dentro le mura di Atene, Socrate dice: ho parlato dell'amore e vedremo poi con Platone, ovviamente. Ma cosa possiamo fare adesso, caro Fedro? Possiamo pregare. E allora ecco, partiamo da qua, sentite la potenza di questa preghiera, che come ha detto anche Cacciari, come dice Giovanni Reale in questo magnifico libro sulla conoscenza dei classici come terapia per i mali di oggi, questa preghiera è la più grande preghiera laica. Quindi siamo al di là ovviamente delle religioni, siamo al di là delle culture anche, cioè è qualcosa di universale. E tutti, dice Giovanni Reale, dovremmo tenere questa preghiera in tasca. Perché che cosa dice alla fine di questo percorso d'amore, una riflessione che vedrete vertiginosa sull'amore? Caro Panna, e voi altri dei che siete in questo luogo, concedetemi di diventare bello di dentro e che tutte le cose che ho di fuori siano in accordo con quelle che ho dentro, che io possa considerare ricco il sapiente e che io possa avere una quantità di oro quale nessun altro potrebbe ne prendersi né portarsi via se non il temperante. Allora, che cosa c'è qua in questa preghiera, in queste parole? C'è una rivoluzione culturale, c'è veramente un andare a scardinare una sorta veramente di, potremmo dire, assioma, no? Nel mondo ellenico greco, per cui la bellezza esteriore, il corpo bello, il corpo armonico, quindi rimanda ad un'anima saggia, e quindi l'anima saggia può albergare soltanto dentro un corpo bello. Kalos, dicevano i greci, kai, agathos, bello e quindi saggio, buono. Il nostro Socrate sta scardinando, sta veramente portando ad una vera rivoluzione, sta proprio rovesciando il segno per fortuna, perché alla fine ci sta dicendo che non è affatto vero, perché ciò che conta è la bellezza dentro, è la bellezza interiore, perché la bellezza interiore che poi è luce, la bellezza interiore che è oro, il vero oro, dice il nostro Socrate, l'aveva già detto la grande Saffo, non è l'oro che riluce un campo di battaglia, no? Immaginate quindi le armi, no? Di Achille, di Ettore, il vero oro, Saffo dice l'oro dell'amore, ma ci siamo, è l'oro che viene dall'amore per la conoscenza. Quindi, la luce, la bellezza è dentro, quindi aiutatemi a capire che la vera bellezza è dentro di me, perché allora, se ne sono consapevole, questa luce si riverbera e rende bello anche tutto quello che fuori è disarmonico. Quindi non è più Kalos, Kai, Agathos, perché Socrate, e andiamo a incontrarlo, cominciamo a dipingerlo, a visualizzarlo, era veramente brutto. Noi abbiamo tutte le testimonianze date anche dal suo amatissimo discepolo Platone, lo stesso Platone ce lo descrive in questo modo, Alcibiade nel dialogo del Simposio, altro dialogo dedicato all'amore, e ovviamente Socrate è sempre il protagonista, ci viene descritto con questi occhi un po'
po' gonfi, un po' sporgenti. Qua in Romagna lo diceva sempre anche mio papà, gli occhi della sfetta, no? Come le civette, cioè un po' gonfio. Il naso camuso, cioè schiacciato, la bocca un po' tumefatta, un po' straccione, a volte si dice che vacasse per la tele scalzo, quindi immaginate proprio, è l'ideale, tra virgolette, opposto a Protagora, a Gorgia, a Democrito, erano così belli, così affascinanti. Chi era al seguito, ad esempio, di Protagora, ricordate il sofista di cui abbiamo parlato, così carismatico, così possente nell'energia che emanava, si dice che respirasse il respiro del maestro, perché c'era veramente la potenza anche di una bellezza esteriore, di un'eleganza. Socrate invece, con il non essere bello, avere anche un po' di pancia, come dice il suo alunno, il suo discepolo Platone, dimostra che, certo, c'è una bruttezza esteriore, una disarmonia, una cacofonia, ma quando comincia a parlare, quando Socrate getta le reti delle sue parole, e quindi è come il satiro Marsia, brutto a vedersi, ma come comincia a suonare quel flauto, ovviamente, quella musica, no? È qualcosa che prende, che seduce, che è irretisce in qualche modo, perché conquista la coscienza e l'attenzione delle persone che ascoltano, ecco che allora chi ascolta Socrate non può sottrarsi alla bellezza di questo uomo, che è strano, è inquietante, ma seduce. Perché è proprio questa, è la bellezza che ha dentro, è la bellezza delle parole che riesce ovviamente a partorire e a consegnare a chi lo ascolta. Quindi capite che la rivoluzione è straordinaria, perché ciò che conta è dentro di noi. Ecco allora la frase, caro uomo, conosci te stesso. Credo che tutti in questa sala, ben male, pur non avendo magari fatto filosofia in modo approfondito, non averla proprio fatta, in qualche modo abbiano sentito parlare, no? Di Socrate, di colui che ha detto so che non so, e ci arriviamo, ma soprattutto di colui che ha detto uomo, svegliati, conosci te stesso. Perché se conosci te stesso, conosci il mondo intero, gli dèi, tutto, l'universo. Quindi la centralità dell'uomo, perché dentro l'uomo abita la verità. Quindi conosci te stesso, questa ingiunzione a tornare dentro di sé. È chiaro che non ha inventato Socrate questa frase, conosci te stesso, perché ovviamente è un monito scolpito sul frontone del tempio di Apollo a Delfi. Solo dove sta la rivoluzione di Socrate, la forza di Socrate. E l'immagine di Giovanni Reale è veramente molto plastica e poetica, poetica al contempo, perché lui dice che ha preso metaforicamente questa frase un po' fredda, scolpita nel marmo, e ci ha soffiato dentro veramente il senso della vita. L'ha tirata giù, capite, da quel tempio, e ne ha fatto veramente una sorta di viatico. È proprio la stella polare, perché guardate che la filosofia, in primis chiaramente, il mondo comunque dell'umani libere, della paideia greca, dell'umanitas latina, ma la filosofia parte veramente da questo svegliati, conosci te stesso, perché pensate, a parte Platone di cui parleremo, a Seneca ci arriveremo, chiuderemo questo corso entro aprile con l'altro grande medico dell'anima che deve moltissimo a Platone e naturalmente a Socrate, quando Seneca, altro filosofo che non si può non amare, il vero medico dell'anima, forse, non dico l'inventore perché Socrate è l'inventore per quanto morale, ma colui che veramente ha dato forza alla libroterapia, alla logoterapia, alla forza della parola, Socrate gli ha, come dire, no, in qualche modo dato il là, poi lui l'ha concretato con il dramma della sua vita, quando Seneca ci dice, uomo, recesse in te ipsum, torna in te stesso, dentro te stesso, vai giù, e per arrivare poi a Sant'Agostino, che naturalmente si pone sull'onda, sul solco platonico senecano, quando dice in interiore omine habitat veritas, la verità sta dentro l'uomo. Ovviamente il punto di partenza, il cuore cerimonico, vedete, è il monito socratico. Svegliati, conosci te stesso e prenditi cura della tua anima, perché tu sei la tua anima, perché nel momento in cui, e questo adesso lo approfondiremo, l'uomo comincia a indagare se stesso, si rende conto che ciò che conta è qua dentro, poi tutto il resto andrà attagliato, andrà monitorato, andrà riequilibrato in base a ciò che ho scoperto dentro di me, ma ciò che conta è qua.
ed è la consapevolezza che se c'è un oro per cui il vero ricco è il sapiente, è veramente quella luce, quell'amore per la verità che è dentro di me. Questo è il tema dell'etica, con cui chiuderò questa riflessione, della morale socratica, della virtù socratica che mi commuove sempre molto. Commuovere, se io lo dico perché bisogna commuovere perché mi dà piangere, non è questo, perché il significato proprio etimologico latino, qui amo moltissimo, muovere, no? Cioè qualcosa ti si smuove dentro quando tu ti immergi dentro la cosiddetta morale socratica. Perché arriveremo fino a Arendt, arriveremo, voglio citare questa sera, la banalità del male, a quello che lei dice nel Novecento dopo l'Olocausto, andando a recuperare Socrate. Quindi vedete questa luce, tanta, questo ponte di luce socratico. Allora ci siamo, no? Certamente può essere simpatico, non simpatico, lo si ama, cioè, o non lo si ama. Io credo che, come dice Manzoni, gli altri personaggi, ma anche questo diventa un po', come dire, una frase che possiamo poi apprecare, declinare, di fronte ai grandi, no? Tu puoi amarli o non amarli, ma non puoi non ammirarli. Quando questi grandi comunque diventano una pietra miliare. Socrate ha veramente cambiato la storia del pensiero occidentale. C'è un qualcosa lì, c'è una svolta che poi naturalmente l'alunno prediletto, l'alunno illuminato, il grande Platone porterà a compimento perfetto. E anche lì di nuovo vi dirò, alla fine del percorso platonico, sperando di farmi innamorare di Platone, allora siamo con Platone, siamo di fianco a Platone, siamo contro Platone, non importa. L'importante, ciò che conta, è la consapevolezza che senza Platone non si va più avanti. Bisogna fare i conti comunque con Platone. Tutti quelli che verranno faranno i conti con quell'universo straordinario, rivoluzionario, si parlerà di rivoluzione erotica platonica, ma dietro appunto c'è il maestro, perché come dice Diogene Laerzio, il vero discepolo, il vero alunno, il migliore alunno è colui che supera il maestro. Platone l'ha superato, ma non rinnegandolo, mettendo a frutto con una veramente forza, con una capacità proprio poi di approfondimento anche personale, portato a frutto ovviamente l'insegnamento del maestro. Il primo è proprio questo. È inutile andare a indagare il cosmo, i filosofi naturalisti fino a quel momento, no? La Roche, ricordando il cosmos, se prima di tutto non faccio i conti con me stesso, se prima di tutto non conosco me stesso. Io credo che questo sia uno dei, no, dei grandi convincimenti, l'identità veramente del pensiero occidentale. E tornando alla descrizione di Socrate, vi dicevo, e tutto rientra proprio in questa capacità, ma che ha proprio di entrare poi in contatto con le persone che vorrebbero allontanarsi da lui, vorrebbero scappare, hanno quasi una sorta di sorta di irritazione, eppure non riescono ad uscire, come dice Alcibiade, nel simposio appunto di Platone, dalle reti delle sue parole, perché quel sileno viene paragonato a un sileno, adesso ci torno subito, quel satiro, no? Come il satiro Marsi, appunto, che poi ovviamente ha subito una commissione terribile da Apollo, ma era bravissimo nel suonare il flauto, quel tafano, così viene definito dai suoi discepoli, ampiamente dire tafano non è un'offesa. Io ero molto felice quando mi chiamavano la prof tafano, perché i tafani sono quegli insetti che vanno a pungolare continuamente gli argomenti, no? Perché ti svegliano, ti dicono perché, perché, che cos'è? Svegliati, prendi consapevolezza, sgrana gli occhi, non subire, non assorbire passivamente, dubita, dubita, ecco la forza del mio Socrate. Ma pensate che rivoluzione, non accettare nulla a priori. Io voglio capire, metti in atto l'arte del dubbio, non ovviamente come, come dire, sistema, perché allora se dubito di tutto come faceva i sofisti, come faceva Gorgia, allora ricordate tutto vero e tutto falso, tutto si sgretola, tutto diventa veramente una frantumazione, tutto relativo, quindi la solitudine, quindi il pessimismo, eccetera, eccetera. No, il dubbio come metodo, il dubbio metodico, non sistematico, è un dubbio perché ovviamente voglio capire io, ci voglio entrare dentro le cose, questo che ci dice il nostro Socrate, le voglio fare mie, capire se mi vanno bene, se mi vanno male, cercare insieme, come dirvi, un terreno di comunanza nella consapevolezza comunque che se anche tutto è relativo, un terreno comune di verità c'è e questa verità
filosofia di Socrate, guardate, è tutta qui. Socrate non ha dei sistemi. Socrate non ha, come dire, non vive, e per fortuna, di attese trionfalistiche, no? Socrate fa ruotare il suo pensiero intorno a questo morto. Svegliati, conosci te stesso, prenditi cura della tua anima, perché tu sei la tua anima. Il resto viene dopo, è poco importante. Ed è un qualcosa, certo, che non va mica rinnegato, va in qualche modo però riequilibrato, come dicevo prima, e riattagliato alla luce della consapevolezza che ciò che conta è l'oro che ho qua dentro. Ne trovo poco, né neanche tanto, perché allora sarei come gli dèi, dice Socrate, su tutto, quindi non cerco. Non posso però neanche essere una sorta di tabula rasa, perché allora niente comunque si accenderebbe in me. Il temperante, il vero saggio, è il temperante. La dea Sofrosine è la dea della moderazione, è una delle dee più importanti nel mondo greco. Colui che sa che non sa, perché ovviamente l'uomo non può sapere tutto, però proprio perché non sa ed ha questa accensione, come dire, interiore verso il desiderio della conoscenza, cerca. Non so e quindi cerco. Ecco, vedete, altra consegna che fino a quel momento nessun filosofo in qualche modo aveva definito. L'amore per la ricerca della conoscenza, il desiderio di conoscere, quell'essere gravido di meraviglia e non saperlo. Ci vuole un maestro, ci vuole un docente, ci vuole un educatore adatto che ti faccia capire, caro ragazzo, le persone in generale, perché mi viene sempre da dire caro ragazzo perché sono ovviamente nel mio mondo con i miei studenti, guarda che io, dice Socrate, io non ho niente da darti, perché io sono sterile a livello di conoscenza. Il compito dell'insegnante, dice Socrate, qui ovviamente, no, cresco, mi impingo, direbbe tanto, perché ci credo profondamente, non è quello di aprire le teste dei ragazzi, non è quello di aprire, ovviamente, riempire, quindi non è riempire dei vuoti. In questo libro che vi consiglio di Recalcati, L'ora di lezione, qui si rivolge soprattutto a noi genitori, a noi educatori, a noi professori in modo particolare, il grande Recalcati ricorda il gesto di Socrate nel simposio. E per me come docente quello veramente è un credo, è un atto di fede. Perché? Che cosa dice nel simposio di cui poi parleremo, no? Perché è il dialogo dedicato all'amore. A un certo punto Socrate arriva in questo banchetto, no? In questo bere insieme che si tiene dopo la celebrazione appunto di una commedia, di una tragedia, insomma, siamo a casa di Agatone e tutti aspettano Socrate, si sta parlando dell'amore. Che cos'è l'amore? E ogni astante, ogni, come dire, no, invitato, seduti mentre bevono, intingono le tigelle, no, dentro questo cratere d'acqua miscelato, ognuno dice l'amore per me è questo, vedremo il dialogo, non vedo l'ora di entrarci dentro con Platone, e poi arriva Socrate, un po' in ritardo, volutamente, che va a, come dire, destrutturare tutto quello che è stato detto. Ma questo non riguarda già Platone, ma cosa mi interessa come gesto? Come arriva Socrate? Tutti gli vogliono stare vicino, perché naturalmente lui è il maestro, lui sa. Quindi Agatone stesso che dice, stammi vicino, toccami, così passa il sapere. È questo, no? Passare il sapere come da un recipiente a un altro. E allora so che si alza questo gesto, quasi un po' svestito, dicendo, no, tu sei pieno e non lo sai. Perché l'insegnamento non è, appunto, aprire la testa, no, di chi ti ascolta, perché è vuota, e riempirla con i miei convincimenti. Non è questo, no? Trasportare, no, da un recipiente all'altro, no? E sentite che cosa dice? Il vero insegnamento è aprire dei vuoti, non riempire un vuoto, ma aprire. È di una potenza metaforica questa immagine straordinaria, lo dico a me ancora, e all'età di 62 anni ancora ne sono più convinta, sempre di più mi emoziona, è vero, spero di averlo fatto, di avere aperto dei vuoti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si cerca di togliere, no, tutti quei saperi posticci, quelle ali metaforiche posticce, no, anche troppo grandi, tutti quei convincimenti, quelle giustificazioni, quegli animi, quel sentito dire dai tuoi ragazzi, li tenuti, li destrutturi metaforicamente, perché poi loro si rendano conto che il sapere ce l'hanno già dentro
stessi. Io poi, guardate, questo senso retorica lo dico, una forza pedagogica, didattica, che mi esplode veramente dentro. Poi è chiaro che dopo vai sul poeta, vai sul filosofo, tu devi dare dei contenuti, ma prima di tutto aiutare i tuoi studenti, le persone che ti ascoltano, gli studenti grandi, come dire, dell'università, degli adulti, tutti quelli che fanno questo viaggio d'amore con me, prima di tutto a, come dire, no, a buttare via tutto ciò che non serve per arrivare al primo, Cartesio direbbe la prima idea, no, chiara ed evidente. Chi sono? Cosa sto a fare qua? Qual è il mio compito? Che compito ho in questa vita? Quali sono le mie inclinazioni naturali? Per cosa sono portato, prof? Per cosa sono portato? Cos'è davvero che voglio? Questo è il grande monito socratico, conosci te stesso. Vuol dire butta via tutto il resto, entra dentro di te e cerchiamo di trovare la verità insieme. Quindi è un incontro di se stesso con se stesso. Allora ci siamo arrivati al grande cuore, non pulsante. Socrate, se è, come dire, una pietra miliare, se veramente ha cambiato il pensiero occidentale, tutto poi prende, no, un certo percorso, e per fortuna c'è stato subito Platone, poi, che ha ovviamente dedicato al maestro tutta la sua produzione poetica, mi ha detto poetica perché è poesia e filosofia, l'abbiamo detto in primo incontro, sono la stessa cosa quando sono così alte. Allora appunto, se così è, vuol dire davvero che Socrate è un picco solitario. Perché già abbiamo visto conoscere te stesso, prenditi cura della tua anima, il fatto che la bellezza non è quella fuori, ma è quella dentro, e quella dentro poi rende bello ciò che fuori bello non è. Guardate, questo è potentissimo. Quindi curati l'anima, perché poi l'anima va a curare il corpo. A un certo punto Socrate dice, nel dialogo il Gorgia, dedicato appunto al sofista, cosa vuoi curare il mal di testa con il farmaco? Parti dall'anima, usa le parole, parla. Srotola la matassa, dico io, e allora mi curerai anche il mal di testa. Parte dall'anima, quindi questo lavorare dentro i cantieri dell'anima, andandoci nei crepacci, è veramente la grande conquista del pensiero socratico. Mi chiedo scusa perché mi è venuta una bronchitella, ho cioè ancora un po' di problematiche alle corde vocali, voglio uno spray, ordine del pneumone. E allora poi io mi fermo, non riesco a tenere la voce ovviamente pacata, come si fa a parlare con moderazione quando si parla di personaggi del genere. E allora vi dicevo, ci siamo arrivati, perché vedete, noi abbiamo parlato dei filosofi di Aung, tutti quelli che abbiamo visto insieme, Pitagora, Eraclito, che è uno dei miei preferiti, la simpatia che abbiamo avuto per i sofisti, no? Che io pensavo di provare, invece ho scoperto la modernità, eccetera, però nessuno ancora era arrivato alla consapevolezza di che cos'è realmente la filosofia, lo dico proprio con l'indicativo, che cos'è, no? È proprio oggettivo. La filosofia, la mia filosofia, con Socrate diventa una missione. Socrate capisce che essere filosofo, quindi docente comunque, è una missione, perché tu devi aiutare gli altri a partorire la loro verità, il loro sé interiore. E arriviamo all'opera forse più drammatica, l'opera veramente che è un documento, secondo me, storico, dopo tanti anni di studio, prima scuola come discente, poi il docente, ci stai, e ti rendi conto veramente che quel dialogo lì è uno dei primi dialoghi di Platone, si chiama L'Apologia di Socrate, hanno fatto rappresentazioni teatrali, hanno fatto anche dei film, è Socrate che si difende da solo, Apologia, davanti ai 500 giudici di un tribunale ateniese che si definisce democratico, che lo condannano a morte, a bere la cinuta, quel famoso veleno, no? A darsi la morte, ovviamente. Quindi una sorta di, oggi potremmo dire, suicidio quasi storico, questo darsi la morte da solo. E allora lì, in quel dialogo straordinario, altra consegna, altro consiglio veramente, Socrate, perché Platone è presente, il discepolo è presente e quindi poi racconta. Noi sappiamo tutto quello che sappiamo di Socrate grazie proprio soprattutto a questo dialogo lì davanti ai giudici. Socrate veramente è quasi un personaggio dantesco, non so, racconta la sua vita e soprattutto
consegna, quelle perle straordinarie, no? Che ormai sono entrate nel nostro, direi proprio archetipo, no? Junghiano collettivo. Perché che cosa dice a un certo punto? Che una vita che non è stata spesa all'insegna della ricerca, dell'esame incessante, continuo di se stessi, non è una vita degna di essere tale. Che un uomo che non cerca la verità, che non fa un esame continuo, mettendosi in discussione in mezzo agli altri, con gli altri, insieme agli altri, in questa compartecipazione proprio di tutta l'umanità dialogante, un uomo che non fa questo non è un uomo. Sentite la forza, ci sta dicendo intanto che non è uno spirito ascetico. Prenditi cura della tua anima, non vuol dire niente a livello di mi chiudo, no? Faccio l'eremita, mi chiudo al mondo. Sopra ti girava tutto il giorno, andava nei mercati, nelle piazze, dentro i tempi, a parlare, a dire che cos'è questo, perché, perché? E faceva tutte queste domande, arriverò a questo metodo, il famoso metodo maieutico, perché voleva aiutare le persone, tanto che fastidio chiaramente perché era scomodo, perché andava a destrutturare tutte le vecchie concezioni, i tradizionalismi, no? Gli oscurantismi anche della mente, gli atteggiamenti troppo conservatori, troppo reazionari, andava veramente ad aprire quei vuoti che vi dicevo, quindi era scomodo, perché voleva veramente con amore aiutare le persone a ritrovare se stesse e a creare, questo immagino mi piace molto, in questo dialogo continuo e incessante, in questa umanità che si parla, che si confronta, che mette, come dire, no, a disposizione il proprio punto di vista, qui c'era la zona dei sofisti dietro, mi ha detto, questa capacità di argomentare, di confutare, ovviamente vuole creare proprio, no, un'umanità dialogante in nome di un bene comune, un bene che in qualche modo, e qui vedremo la sua visione troppo ottimistica, dovrebbe connotare la vita dell'uomo, la ricerca del bene insieme. Questo è estremamente interessante, arriva, io vi posso dire che lui, cioè non lo dico io, ma sono d'accordo, è il primo martire della libertà di pensiero, perché lui è stato mandato a morte ingiustamente con due capi d'accusa che erano assolutamente infondati, lo hanno accusato di impietà, introdurre nuove divinità, e di corrompere i giovani, in realtà era scomodo a quel governo ateniese, e lui in nome, qui davvero, riesco a tenere la voce pacata, in nome di una testimonianza, di una coerenza nei confronti delle sue idee, lui che sapeva di essere innocente, lui che aveva una via di fuga, ne aveva due, prof, ne aveva due, poteva dire sì, avete ragione, andare in esilio, e quindi avrebbe la vita, avrebbe avuto la vita ovviamente salva. Oppure Critone, no? Uno dei suoi discepoli, aveva trovato un modo, corrompendo una guardia, di scappare dal carcere, dalla prigione, prima di andare a morte. Rifiuta le vie di fuga, le rifiuta, in nome di quella coerenza socratica, che io cito continuamente, chi mi conosce lo sa, la coerenza socratica, se sei un insegnante vero, tu devi avere un po' di coerenza socratica, tra quello che dici, che poi magari lo dici anche con tanta passione, con amore, ti riesce anche benino, via, e poi quello che fai. Guai a quello iato, a quel diaframma tra quello che dico e quello che realmente faccio e sono. Cioè, i ragazzi, come dicevo a scuola, prima o poi ti sgamano, dopo non sei più credibile. Coerenza nella vita, questa è l'etica, tra quello che dico e quindi quello che faccio, quindi quello che davvero sono. E lui, fino alla fine, ha tenuto fede alle sue idee. Ecco perché il primo martire, in greco martire vuol dire testimone, ha testimoniato con la sua vita e quindi con la morte la forza delle sue idee. E guardate, in quel dialogo di cui vi dicevo, c'è un passaggio che Giordano Bruno poi, di fronte ai giudici della Santa Inquisizione che lo mandano alla morte, ingiustamente, dopo 8 anni di torture indicibili, 7-8 anni, Bruno li riprende, chi legge le parole di Bruno e ha letto Socrate sente che dietro c'è il rimando al grande, al primo grande martire della libertà di pensiero, perché cosa dice Socrate? E Bruno lo ricalca, dice, cari giudici, la sentenza è stata consegnata, la morte con la cicuta, no? Veleno tremendo. Cari giudici, lui è sereno, lui è stoico, lui sopporta, lui riesce a sollevarsi al di sopra delle ingiurie, delle offese, delle ingiustizie. Cari giudici, voi mi mandate a morte, ma voi che mandate a morte me,
tremate più di me che sto andando a morte, perché voi sapete che mandate a morte un uomo giusto. E chi è un uomo giusto? L'uomo giusto, dice Socrate, è colui che testimonia con la sua vita le sue idee, perché io morirò, questo corpo no, se ne andrà, ma le mie idee, proprio perché sono giuste, testimoniate dalla mia vita, oggi dico andranno avanti sulle gambe degli altri uomini, cavalcheranno le fredde aree del tempo e vinceranno. E questo ha una forza, arriva ai ragazzi, è un insegnamento anche per i nostri ragazzi, no? Nella, come dire, incavitarli in qualche modo di stupefazione, di meraviglia, di ammirazione per qualcuno che fino in fondo ha testimoniato ovviamente la forza delle sue idee. Purtroppo, fino almeno a qualche, non dico decennio fa, insomma non lo so, qui non penso che voglio piangere, però come appunto dicono questi antichi, mentre la scienza ha senso stretto, quella no, dal 600 in poi con Galileo, non ha bisogno forse di martiri, perché nel suo DNA comunque, anche se qualcuno rinnega come ha fatto Galileo, la scienza va avanti per una sorta di moto incondizionato. Purtroppo invece la fede e la filosofia sovente hanno bisogno di martiri, no? Di testimoni, come dire, no? Questa coerenza fino in fondo. Questa frase è straordinaria, questa di Socrate davanti ai giudici, e dà il sapore un po', no? della forza morale di Socrate, della grandezza di questo uomo che poi non era piccolino, insomma, della sua capacità proprio di sopportare, di accettare, di trasformare, potremmo dire, usando una parola moderna, che è un vero resiliente. Tra l'altro, in quell'apologia dove lui racconta tutto di sé, noi appunto sappiamo che lui non pensava proprio all'inizio di fare il filosofo e quindi di insegnare in questo modo molto strano, no? Pensate, lo diceva in un'intervista che ho sentito tempo fa, lo stesso Cacciari, no? Cioè, oggi se arrivasse Socrate, no? Ma quello che poi è successo a Gesù, voglio dire, no? Arriva qualcuno un po' straccioso, un po' scalzo, che cominciano a parlare, a dire, a scardinare i luoghi comuni, la morale ben pensante, cioè, viene no, in qualche modo guardato con disprezzo, con indifferenza, oppure quasi viene dileggiato, no? Oppure diventa comunque qualcuno di pericoloso. Ecco, Socrate è questo, no? Oggi forse se tornasse magari potremmo dire, ma guarda, non mi interessa, no? Ma che cosa vuoi? Perché sono quelle voci che arrivano, quei vaselli che si aprono e accolgono quel sapere universale, quel fiume carsico, no? Dove parla Jung, arrivano e sovente dai contemporanei non sono capiti, ma sono più per i posteri, perché parlano un linguaggio diverso che anticipa veramente, che no? È proprio la porta poi che si aprirà sul futuro, e molto spesso sono costretti o come dire a vivere nascosti, l'arvatus prodeo, dice Cartesio, avanzo mascherato perché i contemporanei non li capiscono, oppure appunto danno la vita per testimoniare quelle idee che vanno avanti. E in questa appunto difesa che fa di sé, noi veniamo a sapere che appunto lui, figlio di uno scultore sofronisco e di una levatrice, molto importante, la madre è un'ostetrica, levatrice, Fenarete, lui nato nel 470-69 a.C. in una famiglia quindi comunque benestante, ha fatto i suoi studi normali, regolari, il culto della palestra, la sera è dedicato, è andato a fare servizio militare sempre obbedendo le varie guerre che ha portato avanti, e si dice che in guerra avesse dimostrato coraggio, sopportasse il freddo, la fame, non si lamentasse mai, quindi un uomo comunque coraggioso, temperante, no? Centrato, aveva proprio questo senso della misura. E poi l'oracolo di Delfi viene interrogato, chi è l'uomo più sapiente? L'uomo sapiente è Socrate. Socrate va da Socrate e Socrate dice, io non so niente, io non so perché sono il più sapiente. E allora comincia quella svolta, siamo già verso i 50 anni, e poi lui muore nel 399, quindi quella svolta per cui lui si rende conto che se l'oracolo ha detto questo, comunque lui rispetta naturalmente quello che è il messaggio divino, ci sarà una verità. E cerca di capire, capisce che proprio nella consapevolezza che sa che non sa, che sta, è come dire, è già della verità. Perché se so che non so, ed è questa prima verità, allora cerco. In questa ricerca, dicevamo, no? Che poi diventa un punto comune, in questo dialogo continuo, nella consapevolezza che il primo fondamento di tutto è appunto conoscere se stessi. Quindi, sempre da quel dialogo sappiamo che la madre, appunto, Fenarete, ostetrica, levatrice, chi ha?
consegnato il senso del suo insegnamento. E arriviamo quindi a Noccia. Perché lui dice: io sono ostetrico dell'anima, faccio il lavoro di mia madre. Mia madre tirava fuori il bambino, io tiro fuori, levo, no? La verità che è dentro di te, ma che tu non sai di avere, non sei consapevole perché preso, no? Da tutto ciò che è esteriore, preso dalle sirene metaforiche, no? Intorno a noi, preso da, appunto, dicevo prima, da falsi convincimenti, da tutto quel rumore, no? Che riempie, in realtà che poi diventa, lo sappiamo bene, un pieno di vuoto e ci impedisce di pensare, di riflettere. Ecco, allora, per arrivare prima a questo metodo, no? Il metodo attraverso cui finalmente posso tirare fuori, aiutato da qualcuno, perché da soli, come dice Socrate, non si va da nessuna parte, ci vuole il maestro né davanti né dietro, ma accanto. Questo me l'ha insegnato lui, accanto, con amore, che ti sta accanto e ti fa partorire appunto la tua verità, che poi in realtà è conoscere se stesso, ognuno poi è un universo, no? A sé, come dire. Ecco, allora, in questo percorso molto importante è cercare proprio di capire prima di tutto che cos'è quest'anima, prima di arrivare al metodo. E qui guardate tutti i più grandi critici, Appagnano, Emanuele Severino, Lantigeri, Giovanni Reale, Cacciari, tutto, ognuno dice la sua, quindi è chiaro, è tutta un'interpretazione. La parola in greco è psiche. Però se ci mettiamo lì, anche noi che non siamo degli esegeti, no? Dei filologi, come dire, però prendiamo tutte le fonti che abbiamo citato in passato, ricordate tutti i filosofi che abbiamo visto, prendiamo le fonti postume, eccetera, eccetera, ci rendiamo conto che finché non arriviamo a Socrate, ma soprattutto a Platone, la parola psiche in greco, anima, non aveva ancora la valenza pregnante che adesso vediamo. Significava l'anima sì del defunto, ma non come identità, pensiamo a Gomena soprattutto, era una specie di simulacro, di ombra, di questa vita che abbandona il corpo, ma sbiadita, diafana, pallida, come dire, non ha un'identità, non ha una forza vitale. Con Socrate, altra svolta. L'anima è prima di tutto, il grillo parlante che è in me. È il mio cassettino interiore, come dire, il mio retrobottega, direbbe Machiavelli, ma direbbe Montaigne, la mia stanza tutta per me, direbbe la Wolf. Cioè, non dobbiamo fare subito il salto perché lo fa Platone, per cui all'anima è la mia identità, no? Io prima di tutto sono un'anima, un essere spirituale che sceglie un corpo e si fa ciclicamente un giro di giostra. Questo è il salto che farà Platone. Questo è ciò che mi seduce, mi innamoro ogni giorno. Ma parte da qui Socrate, storicamente parlando, non ci parla ancora dell'anima come veramente la vera identità, no? Nel senso che noi siamo cittadini dell'aldilà. Questo è Platone. Ma prima di tutto è estremamente interessante, comunque importante, comunque la contingio anche per Platone, l'anima, se me ne prendo cura, è la mia essenza, è la mia quintitas, il mio quint. Che cosa sei uomo? Sono anima, cioè vuol dire sono interiorità, sono coscienza, sono consapevolezza e quindi penso, che non vuol dire penso in senso cartesiano, con la ragione, non c'entra niente con quel 1600 che verrà, chiuderò con l'area dove mi emoziono e ci arriviamo. Pensare vuol dire rifletto, mi immergo, faccio un'opera intimistica, torno dentro, ritiro, no? Immaginate per questo recesse, vai dentro e scava e cerca, come faccio? Parla con me, ma che meraviglia! Dialoga con me, ragazzo, cominciamo a parlare. Che cos'è la bellezza? Che cos'è l'amore? Che cos'è la giustizia? Capite lui? Col gioco anche sottile dell'ironia, perché è chiaro che lui sa, però fa finta di non sapere proprio niente, soprattutto va a cercare quelli che il nostro Luigi Pirandello chiamerebbe lanternoni, no? Quelli che sanno tutto e tutt'oggi, sanno, pensano di non avere più bisogno di cercare niente. E cominciava a stuzzicarli, soprattutto se erano personaggi importanti, personaggi magari destinati a una carriera politica, oltre ai suoi studenti, ai suoi studenti troppo moderni, ai suoi discepoli. E cominciava a stuzzicarli, dicendo: ma io che non so nulla, ad esempio, no, dell'arte, della giustizia, dimmi, tu che sei così bravo, tu che sai tutto, ma che cos'è? Ecco, entriamo dentro al metodo. Cosa comincia a fare
Socrate, quindi come posso io partorire quindi me stesso da una verità che palpita dentro di me, che abita in me, ma io non lo so. Quel divino che è in me, ma io non lo so. Appunto, cominciando a parlare, dialogando. E allora il metodo maieutico, cioè la prima parte, chiaro, no? La prima parte è la parte che fa più male, è la parte del tafano, è la parte, ecco, Socrate lo dice, il mio maestro è una torpedine marina, bellissimo, mi dà la scossa, poi comincio a parlare con lui e mi viene la scossa, certo, ti sveglio, svegliati da questo torpore, no? Per cui ti fa stare tutto in una sorta di vita inautentica. Vedete come già sarebbe la tentazione, no? Facile andare sul mito della caverna di Platone, perché tutto parte di qua. Quindi intanto prima parte del metodo, che fa un insegnante con amore, certamente, mica per umiliare lo studente, mica per umiliare chi mi sta ascoltando, no? Direbbe Socrate, ma perché io ho un'operazione d'amore da portare in atto. Voglio che tu prima di tutto conosca te stesso, così nessuna zecca garbugli della vita, direbbe Manzoni, ti viene a ritirare. Da rapido non ti difendi, sei tanto parte della conoscenza di te. Quindi che si fa? Cominciamo a destrutturare, cominciamo a capire che forse non sai davvero che tutto quello che pensi, no, di avere studiato, imparato, ti hanno detto, in realtà sì, poi dopo lo mettiamo dentro nei cassetti, ma adesso via, 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 perché manca la base, capite? Cioè manca il mattone. Manca il fondamento di tutto. Quindi la pars destruens vuol dire io destrutturo, tolgo, ti chiedo, rispondi e poi ti chiedo ancora, è il famoso metodo dialettico, l'ha inventata lui la dialettica, poi Platone ha scritto, lui era solo orale nel tutto, no? Poi vi spiego perché non scrive lui a Socrate, è Platone che registra tutto nella sua mente straordinaria e ci racconterà tutto, ma lui ha inventato il dialogo orale. La dialettica, domanda e risposta, su, verso la ricerca di una verità, togliendo, capite, disvelando, destrutturando. Attraverso questi dialoghi, si dice brachilogia, veloci, stringenti, serranti, cioè proprio, è come se tu non avessi scampo. C'è chi si mette a piangere, racconta Platone, chi è arrabbiato, chi vorrebbe scappare ma rimane lì di fronte a questo sireno. E Platone, Alcibiade, lo racconta Platone ovviamente nel dialogo, il simposio viene in mente adesso l'immagine, dice sì, è come un sireno, avete presente, dice, quelle statuette che gli artigiani scolpiscono, no? E che sono nei negozi, no? In vendita, che rappresentano i sireni. Chi sono i sireni? I sireni sono i seguaci del culto del dio Bacco, del dio Dione, sono brutti. Sono anche loro con queste labbra, no? Gonfie come fatte, hanno tanti felini animaleschi, sono sgraziati, ma quegli oggetti lì, no? Nelle vetrine dei negozianti, se li apre, mi viene in mente il carion, come li apre il Alcibiade, che musica, che effigie divine che ci sono dentro, così lui è brutto, vorresti scappare, ma ti attrae, affascina a modo suo. Quando comincia a parlare, ecco la musica che esce e tu non puoi non ascoltarlo. Vorresti scappare, ma rimani lì e lui ti denuda. Questa è l'immagine veramente metaforica, ti toglie tutte le false convinzioni, come dire. Prima parte, la parte più dolorosa, è la parte che c'è il nostro Socrate delle doglie. Ah, per partorire bisogna soffrire. Le doglie del parto. Lo potrebbe fare anche un sofista, noi l'abbiamo visto, ce l'avate, molti di voi c'erano nella sera dei sofisti. È sbagliatissimo, sarebbe acritico dire che Socrate è nemico, o perlomeno è nemico nel senso che ovviamente prende le distanze, nello scopo del dialogo, ma nel punto di partenza del dialogo deve molto ai sofisti, perché questa arte della parola, ricordate, del fascino della parola, la parola che arriva, la parola che è magica, la parola che incanta, la parola che seduce, uno che magari non avresti una linea, poi comincia a parlare e dici mamma mia, ma chi è, no? E tutto diventa bello. Certo che viene dall'arte dei sofisti. Soprattutto quell'intellettualismo di cui abbiamo detto, quell'illuminismo greco, questo fatto di essere un tafano, ma lo erano anche i sofisti, no? Davano fastidio, destrutturavano, mettevano, vi ricordate, in crisi, no? Tutte le tradizioni, il dubbio, la verità che non è assoluta, cioè sopra le parti da questo. Socrate è un anticonformista. Socrate dice che lui non è che non creda nel divino. Il Socrate, ripeto, storico, quello che io cerco di staccare un attimo da Platone, perché dopo divento tutt'uno.
Socrate dell'apologia di Socrate, della sua difesa, è un Socrate che è un po' agnostico, nel senso che dice, non è che io non creda, ma l'uomo prima di tutto deve pensare a conoscere se stesso, a risolvere i suoi problemi. Poi speriamo che di là dice, ci sia qualcosa, se non c'è niente ci sarà nulla, no? Come dire, un oblio eterno. Se c'è qualcosa, dice Socrate, spero che ci sia una bella biblioteca, no? Dove io possa poi passeggiare, parlare con tutti, eccetera. Ma questo per dire che in ogni caso Socrate sicuramente deve molto ai sofisti per questo antropocentrismo, l'uomo al centro, l'uomo con i suoi limiti, l'uomo che non deve più indagare il coso, porsi il problema della vita, della morte. Lo farà, ma lo farà Platone, gli farà fare il santo Platone. Sto parlando con fatica perché ripeto la tentazione di tenerli uniti del Socrate proprio storico. Il Socrate storico, se vogliamo essere nove obiettivi, è disinteressato per quanto creda comunque, perché non è per tutto questo, ma lui vuole riflettere sull'uomo. Quindi tutto ciò che ruota intorno all'uomo, partendo appunto da, ovviamente, dalla conoscenza di se stessi. Questo fluido magnetico che arriva da lui è dato proprio dal convincimento, no? Di un qualcosa di cui nessuno aveva ancora detto, che la verità abita qua dentro. E che questa è questa verità? Noi siamo noi. Quindi la prima parte è la più dolorosa, la più difficile, ma poi, ed è molto sofistica in questo, ma dove c'è ovviamente, no, in qualche modo tagliare così il debito nei confronti dei sofisti dell'illuminismo greco, abbiamo detto di questa luce, no, della ragione come consapevolezza, nello scopo. Mentre il sofista comunque, ricordate, ha lo scopo di formare l'uomo esteriormente, il futuro avvocato, il futuro politico, e a volte addirittura con quel sic et non. Ricordate i ragionamenti doppi? Vado in piazza nella Corà, nella Atene di Pericle, dico una cosa, l'affermo, plauso generale. Dico il contrario, plauso generale, dove è la verità? Non lo so, non esiste, sic, così, et non, il contrario. Quindi sovente gli ultimi sofisti, soprattutto, si divertivano anche a dileggiare, a raggirare le persone, a sfoggiare la loro maestria retorica e oratoria. Scopo didattico educativo. Ecco quello del nostro Socrate. Il secondo momento del metodo, ovviamente, è quello in cui io credo, quello maieutico. Maieutico vuol dire estetico. Porto fuori l'individuo che è lì, denudato di tutto, pronto finalmente a partorire se stesso. Quindi tiro fuori quello che lui è dentro, gli faccio partorire con amore quello che lui non sa di possedere, la sua verità, se stesso. Ecco allora il metodo Constuens, e questo è veramente fondamentale. E ve lo voglio leggere, leggiamo proprio le sue parole, perché ovviamente parlano, poi è sempre bello leggere le testimonianze, e questo lo dice proprio nel momento in cui è davanti a quei, no, non dobbiamo dire maledetti, che gli hanno fatto quello che doveva essere fatto, tanto le cose dove sono i piani? Con Paolo. Cioè, che non sono qui, perché io sono qui, ma non sono qui, sono lassù. Nel tempo del mio. Grazie. Vedo, ma non guardo. Allora, dice, e siamo nell'apologia, lo immagino là davanti, no, questi uomini cosiddetti democratici. Io vado intorno facendo nient'altro se non cercare di convincere voi, e più giovani e più vecchi, che non dei corpi dovete prendervi cura, né delle ricchezze, un'altra cosa prima e con maggiore impegno che dell'anima, in modo che essa diventi buona il più possibile, sostenendo che la virtù non nasce dalle ricchezze, ma che dalla virtù stessa nascono le ricchezze e tutti gli altri beni per gli uomini, e in privato e in pubblico. Ecco allora, andare per cercare di convincere le persone, no, che la verità, che la bellezza è qua dentro, e dopo tutto poi può appunto essere, dicevamo prima, ricalibrato. Anche ovviamente le ricchezze per i materiali, perché questo va detto, è importante, e arriviamo quindi alla morale, no? A questa virtù, alla morale del nostro Socrate. Socrate non è uno scettico, per fortuna, non rinnega questo mondo, non, come dire, non lo strappa, no? Con sdegno, cercando appunto di allontanarlo e di vedere delle passioni soltanto delle serpi nemiche che possono insinuarsi nel cuore. Questo sarà che forse poi lo stoicismo portato, come dire, all'estremo, la scuola che poi vedremo dopo Aristotele e Platone, dopo Platone e Aristotele.
Socrate è per la vita comunque, ciò che ci sta dicendo è di non farsi prendere troppo naturalmente dai beni materiali, no? Da questo luccichio, da questa tuttologia, perché in realtà la verità, che poi no, è proprio questo mattoncino che abbiamo detto, è il fondamento di tutto, è qua dentro. Se poi non conosciamo noi stessi, è come non avere radici, no? Ed essere proprio una sorta di banderuola poi al vento che viene portato ovunque, un legno che va di porto in porto, ma non ha né un punto di partenza, né un alfa e omega, né un punto d'arrivo, cioè il fondamento, conosciti, svegliati, cerca te stesso. Poi vedremo il salto vibratore, che cosa c'è in questo girare la testa verso la luce della conoscenza e della consapevolezza. Allora, attraverso questo metodo, attraverso questo dialogo, questa ricerca incessante della verità, che non ha nulla di apodittico, lui lo dice, non ha nulla di apodittico, ma è un cercare insieme la verità tutti i giorni, è consapevole di questo, tutto è relativo, lo dice, domani può non valere più, non importa, andiamo avanti, la cerchiamo insieme. Perché, ecco, ciò che colpisce è questo. Questa ricerca, cerco di usare termini filosofici senza essere pesante, questa ricerca della verità che ci insegna il grande Socrate non ha a che fare con la verità cosiddetta positiva, alla luce di ciò che sta dicendo. Bisogna stare sul significato etimologico. Positivo vuol dire, dal verbo latino, che ha fatto un po' latino, polo, ponis, poso, posito, ponere, no? È un paradigma. Positum, posto. La verità positiva non è positiva nel senso bella, buona, brava. Positivo vuol dire in filosofia soprattutto ciò che ha un fondamento una volta per tutte, non lo smuovi. È dato, esaustivo, verità positiva. No, la verità per Socrate è la verità negativa, cioè quella che io cerco tutti i giorni, perché è un cambiamento continuo, è una confutazione continua, è in itinere, e questo è molto importante. Allora, cercando questa verità continua, perché sto cercando me stesso, guardate che allora è una cosa molto importante. Io in realtà arrivo alla consapevolezza che non è tanto che tu maestro mi devi insegnare a fare il bene, arriviamo no, a lavorare, ma se la verità è negativa, è una continua trasformazione, tu mi stai insegnando a riconoscere il male, ad attraversare le cose, a capire che quella cosa è vizio, che quella cosa non si fa, e quindi naturalmente decidere poi di fare il bene, ma partendo dal male. Quindi non ti dico fai questo, ti dico cosa non fare per arrivare poi a fare quello che devi fare. Non è un giro di parole. Arriviamo a poter spiegarvi meglio questo concetto che mi nebbia. Il capo d'accusa era molto più forte, che aveva introdotto degli dei nuovi nella città di Atene, no? Una nuova divinità, quindi sei empio. Non è assolutamente vero, lui lo spiega nel processo, perché lui dice che fin da quando è piccolo, fin da quando è ragazzino, sente una voce interiore che gli parla e lo chiama, in greco la parolina è daimon, daimonion, demone, ma demone, l'abbiamo detto, no, i miei discepoli qua lo sanno, i miei studenti, no, che demone, abbiamo parlato tante volte, dove stanno gli adulti, non è il demone in senso ebraico cristiano. Non è in quel senso, in greco, daimon, è una creatura alata fra cielo e terra, è ciò che mi eleva, mi porta verso l'alto a migliorarmi. Quindi lui dice che c'ha dentro una voce interiore, e su questa voce interiore è stato detto di tutto e di più, che solamente nei momenti più importanti della vita, quando veramente poteva cadere e sbagliare, gli ha detto alt, una specie di grillo parlante di Pinocchio, no? Attenzione, quindi non mi ordina, ma mi viene, non mi dice fai questo, non mi dà i comandamenti, no? Come Mosè, come quelli che sono stati dati a Mosè, mi dice alt, una sorta di sesto senso, capito? Una sorta di così, intuizione, di un presentire qualcosa che non devo fare. Ecco, allora, questo daimon ovviamente è stato strumentalizzato dicendo che invece lui ha introdotto una modernità, come dice Giovanni Reale, perché non sono tutti d'accordo, ovviamente anche i critici. A Pagnano un'altra posizione, ma io in questo caso, per il mio sentire, avendo poi letto tanto, non dico tutti i 35 dialoghi, ma molti dialoghi platonici, il daimon di Socrate, che poi arriverà a Platone, non ha nulla di religioso, non è una divinità, è un sentire che appartiene all'anima, perché in realtà è proprio l'identità della la voce dell'anima. Se tu ti ascolti, là e quindi ti conosci, l'anima, la tua interiorità, il tuo cassettino,
mi piace molto l'immagine del retrobottega che ho qua dentro, mi suggerisce, mi dice, mi dà quella sensazione per cui non mi fa cadere, mi fa riconoscere qualcosa che sarebbe male e quindi imparo a conoscere il male, lo riconosco prima e quindi non lo faccio. Quindi non ti insegno il bene, ma ti insegno a non fare il male. E quindi arriviamo allora al cuore di questa virtù. Quando si dice la virtù, no? Socratica, in cui io credo molto, la virtù è sinonimo di scienza, come prof scienza, sì, scienza in senso greco, episteme, sapere. Cioè, il sapere, la virtù è la conoscenza è la virtù. L'uomo virtuoso è l'uomo che sa, cioè, ecco, l'uomo che sa che non sa, quindi cerca. Quindi la virtù, per Socrate, è proprio la capacità di interagire, di interrogarsi, di lasciarsi guidare, di trovare finalmente se stessi, di cercare, no, un bene comune e quindi soprattutto di pensare bene e non fare il male riconoscendo il male per poi scegliere il bene, nella consapevolezza che non c'è niente di assoluto ma tutto può cambiare. Allora l'importante è parlare, capite la forza di questo, l'importante è dialogare, è trovare un punto in comune. Lui è anche il primo grande teorico della non violenza. Martin Luther King, in quel famoso, no, discorso di un sogno, riprende le istanze, le movenze socratiche, quando lui dice che non bisogna mai violare, non bisogna violare proprio nel significato di violenza, mai agire con violenza, meglio subire il male che commetterlo, meglio accettarlo che commetterlo. Per cui nel momento in cui lui sa che quelle leggi in cui lui crede, perché lui le crede nella legge in sé, crede nelle leggi dello Stato, non crede negli uomini, o meglio, dice che sono gli uomini che poi le applicano male, ma la legge in sé non si viola. Per cui nel momento in cui gli alunni, gli studenti, i discepoli gli propongono una via di fuga, lui non accetta perché dice: per tutta la vita mi ha insegnato la giustizia, il rispetto delle leggi, la coerenza, adesso io con questa fuga scatino tutto. Allora accetto la morte, perché cercate, lui dice, di cambiare le cose non con la violenza, ma con la parola, col convincimento, con la persuasione. Se non ce la fate, accettate, lasciate comunque una testimonianza. L'importante è questo, è grande, è la grande consegna Seneca, lì, perché Seneca si darà la morte allo stesso modo, taglierà le vene, ma verrà anche la circonda. L'importante è che l'anima respiri. Cosa vuol dire? Che io mi possa guardare allo specchio. Sentite che forza, no? Questo è veramente molto, molto importante, cioè ti prende, ti commuove, quindi la coerenza. Lui poteva andarsene, lui fino alla fine testimonia il fatto che ha insegnato ai suoi discepoli di non violare, perché la violenza ovviamente non porta, come dice Lucio, porterebbe, noi potremmo dire oggi, non dare la violenza, bella l'immagine di convincere, se puoi, con la forza della persuasione, dell'esempio. A un certo punto ricordo che Seneca dice, quando vede Lucilio, no, che picchia lo schiavo, non picchiarlo con verbera, la frusta, ma usa verba, gioca, no, verba, verbera, le parole, parla, soprattutto, insomma, vedremo Seneca, dei primi in un mondo che aveva nella schiavitù, no, le fondamenta del sistema anche politico che cerca di lavorare a favore, no, della, ovviamente dell'eliminazione della schiavitù. Comunque, quindi primo anche, vedete, teorico della non violenza e anche, abbiamo detto, primo martire della, no, della libertà di pensiero. La potenza del suo pensiero è stata paragonata a quella di Buddha, a quella di Cristo, perché veramente ha cambiato la storia del pensiero occidentale. Quindi ecco, mentre arriviamo alla fine, no, questa virtù non ha nulla di altisonante, questo già i sofisti, se ricordate, l'abbiamo già anticipato. La virtù non è data solo a pochi, non è per lignaggio, perché sono di sangue blu, perché sono di una famiglia nobile, non mi è data come dono divino. La virtù è di tutti e per tutti, perché si insegna, è insegnabile attraverso il metodo maieutico, appunto, l'arte del dubbio. Ti instillo un dubbio, ti apro dentro dei vuoti, ti faccio svegliare, ti faccio riflettere, finalmente sgrani gli occhi sul mondo e hai l'anima vigile e critica nelle mani, perché tu sei un essere pensante. Questo è Socrate, questa è la grande lezione del maestro. E quindi se la virtù è insegnabile, allora te la insegno con il dialogo, con le parole, con l'esempio, nella consapevolezza che se c'è un'arte, la
di vedere, sentire poi Pavese, no? Il mestiere di vivere è proprio la vita, imparare a vivere, il mestiere di vivere. Quindi ecco allora la virtù che è per tutti è insegnabile e ha a che fare col conoscerci e soprattutto con questa ricerca di un bene, no? Che ci accomuna, il bene e non fare il male e cercare appunto di agire bene, ma soprattutto bene vuol dire pensare bene. Partorire pensieri buoni, riflettere. E allora vediamo così, beh, mancano 5 minuti, posso andare così dopo magari, voglio portarvi, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma io volevo portarvi verso una riflessione che è quella che dicevo di Hannah Arendt. Prima però, visto che ho ancora un pochino di tempo per chiudere, no, con questo discorso del bene, questa virtù insegnabile e del fatto del riflettere, del pensare bene, volevo leggere un passaggio, adesso qui vedete che dopo quando rientro nel mio corpo, scendo dalla navicella, adesso lo trovo, datemi un attimo, vi chiedo che venia perché volevo proprio condividerlo con voi, è qua, mille cose della testa. Vabbè, se non trovo fa niente, lo dico così, volevo leggere testualmente, ma è stato accusato Socrate, no, di un eccesso di si parla del cosiddetto paradosso socratico, di un eccesso di intellettualismo, di una eccessiva fiducia nella bontà dell'uomo, perché ecco il punto è interessante, non lo voglio banalizzare, no, correndo, per cerco appunto di semplificarlo senza banalizzarlo come dico sovente. Nel momento in cui Seneca dice che l'insegnante, cioè chi l'ha insegnato, ma anche i genitori, non gli educatori, gli educatori, io ti parlo, no? Srotoliamo la matassa insieme in un confronto, ovviamente guidati, no, dal metodo maieutico, e arriviamo quindi alla consapevolezza, no, di chi siamo veramente, del nostro destino, della nostra inclinazione, dicevo naturale, cosa voglio fare nella vita, eccetera, e ti do esempi di no bene. Tu il bene, il male non lo fai. Cioè, questo limite, no, della cosiddetta morale socratica in effetti è eccessivo, cosa sta nel fatto che Socrate, da persona illuminata, buono, ottimista, come dire, no, ha un ottimismo antropologico, convinto che il male sia ignoranza di bene. Se ti insegno il bene, facendoti vedere cosa devi fare, tu non lo fai. Quindi chi fa il male, dice lui, perché non conosce bene, nessuno gliel'ha insegnato, nessuno gliel'ha dimostrato. Allora, uno si ferma e dice, ok, cavolo Socrate, ti voglio tanto bene, però è vero, io credo moltissimo nella coerenza, no? Nella testimonianza, nel fatto che un genitore, un educatore, un insegnante debba proprio consegnare atti, gesti, testimonianze, no? Di bene, modello, nel senso più, ovviamente, no? Dire semplice, non altisonante, no? Del termine, assolutamente edificante, ma quindi dare una testimonianza, però io posso anche conoscere il bene, ma decidere di fare il male. Quindi questo, no, è un po' la critica che noi dobbiamo fare, ma non è soltanto colpa di Socrate, quello che manca, come dice molto bene poi Dario Attiseri, che manca l'orizzonte greco in questo momento, ve lo posso assicurare. No, leggendo, studiando anche tanta tragedia, delle tragedie straordinarie, manca ancora il concorso della volontà. Cioè il mondo greco non conosce ancora, perché arriverà con il cristianesimo, con l'orizzonte cristiano, quella lotta indomita, terribile, che veramente ti squarcia dentro e che conoscerà soprattutto Sant'Agostino del voglio e non voglio. So che questo è il bene, me l'ha insegnato, ma la volontà, che come diranno poi tanti filosofi che arriveranno, soprattutto penso all'Ottocento, penso a Kierkegaard, penso a Nietzsche, penso a Schopenhauer, la volontà è un mare potente, Dostoevsky, è un mare potentissimo, molto più forte di quella ragione, di quella luce, di quella razionalità, mi capite, vero? Di quella coscienza che mi dice questo è il bene. La volontà, che in realtà la volontà cosa sono? Ah, sono tutte le passioni. Sono tutti i sentimenti, le pulsioni, le inclinazioni naturali che mi travolgono e mi fanno fare altro. Non conosce ancora
il concorso, ripeto, drammatico, angosciante della volontà che mi porta a fare altro. C'è un verso, non è una poesia, lo racconta nel segreto, ma diventa poesia di Francesco Bracca, che io cito sempre come la più bella concrezione di questo dramma interiore della coscienza che il mondo greco, ripeto, il mondo ellenistico non può ancora conoscere, tra la ragione che mi dice, la ragione nel senso consapevolezza è questo, e la volontà che mi strappa e mi porta da un'altra parte, quando dice conosco il meglio ma il peggior m'aggrappo. Sentite che bellezza, conosco il meglio, dice Francesco, lo so che dovrei stare, no? Pregare Dio, la luce, l'armonia interiore, ma l'aura, la fama, la sete di gloria, sono più potenti, sono quelle catene d'oro, dice Francesco, che ovviamente io scelgo alla fine di tenermi, perché so che questo è bene, ma io faccio altro. Agostino, chi non ama Agostino, questo ragazzo bellissimo, questo ragazzo che si dichiara ateo, che fa piangere la mamma Monica, che sceglie tante vie così quiete perché sta cercando se stesso, ha tanta nebbia intorno il nostro Agostino, e lo dice, lo racconta nelle confessioni, dietro, credetemi, c'è tutta la memoria socratico-platonica senecana, perché mettiamoci pure anche Seneca, io lo dice, io sapevo, no, che non quello, il bene era quello che mamma mi aveva passato con il latte materno, ma facevo altro, e volevo e non volevo, ed era una magna questio, dice il latino, una questione grande anche per me stesso, mi facevo del male da solo, manca questo, che veramente io credo straordinario, no, come contributo, perché penso che ognuno di noi si possa ritrovare nel dramma della volontà, perché certo non basta insegnarti il bene, tu automaticamente poi lo fai. E è chiaro che questo tassello, ripeto, non per colpa appunto di una mancanza, no? Un deficit dal punto di vista ontologico, cognitivo, esistenziale del nostro sorte, non appartiene ancora a quell'orizzonte, perché arriverà poi quella grande rivoluzione culturale, prima di tutto, che è il cristianesimo, e che Seneca in qualche modo poi però lo vedremo aver anticipato. E allora appunto per chiudere, quindi, io credo però che bisogna tenere la prima parte. Io come mamma, come prof, come educatrice, sono comunque convinta della veridicità di questa prima parte, che se comunque, cioè poi comunque tuo figlio, ragazzo, potrai fare altro. Magari, come dice Agostino, ci sarà una aversio, un allontanamento dalle cose buone, ma prima o poi quei cassettini dentro cui ci sono quei modelli, quegli insegnamenti, quelle parole si riapriranno. Quindi l'importanza dell'insegnare il bene, no? Di dare testimonianza, di aiutare a trovare se stessi, io credo che comunque resti, no? Lascia traccia. E chiudo, appunto, vi dicevo, con Hannah Arendt. Non so se ne abbiate mai sentito parlare, questa filosofa ebrea, siamo naturalmente nel XX secolo, amica, discepola, prima amante, discepola, poi grande amica di Martin Heidegger, grande filosofo tedesco dell'esistenzialismo. Siamo ovviamente nella prima metà del XX secolo. Lei riesce a lasciare ovviamente l'Europa, perché è perseguitata dall'olocausto, dai tedeschi, e poi quindi riesce, viene in Israele, va in Israele. E comunque, finito tutto, lei viene mandata come giornalista a Gerusalemme, perché deve assistere al processo contro Eichmann. Non so se qualcuno ha sentito parlare della Arendt o ha letto questo capolavoro che è La banalità del male. E la Arendt le lo racconta. C'è stato anche un film qualche anno fa, secondo me molto molto interessante. Lei è lì pensando che Eichmann, una delle concrezioni più assolute veramente dell'epifania del male, no? Un Hitler 2 per tante cose, comunque ovviamente dei grandi fedeli a Hitler, soprattutto per quanto riguarda Auschwitz, entra appunto nella sala processuale e rimane completamente stupita, sconvolta, come dire, spiazzata dal fatto che vede un uomo normale, normalissimo, banale quasi. Lei si aspettava di vedere un mostro, capite? Tutto quello che ha fatto, no? Là nei campi di concentramento, quei milioni di morti che ha mandato, no? Ha pianificato tutta la fabbrica della morte, dell'olocausto. E lei dice che comincia a rendersi conto che il male, quando raggiunge un'epifania così assoluta, non è, no,
qualcosa che esplode, perché lo riconosceresti subito, no? Mostruoso. È tremendamente normale. Quell'uomo che magari prima di uscire di casa mandava una carezza alla bambina o piangeva giustamente per la morte del proprio cane, poi esce, chiude la porta e va a fare quello che va a fare. Come si difende lui? Lui dice che la chiave, no? Quasi storica, in quel momento lui ha fatto tutto quello che ha fatto perché ha obbedito agli ordini che gli venivano dati. Quindi è stato un esecutore, quindi lui non ha violato nulla, ha eseguito appunto quello che gli veniva comandato. E allora lei lì elabora questa immagine della banalità del male, no? Questo male che come proprio un fungo non si espande, ma per fortuna lei dice va ovunque, ma si estende. Bellissima immagine, va però in orizzontale, non va giù, non è profondo, perché qual è l'antidoto, dice, perché tutto questo non si riproponga, e mi commuovo, perché tutto questo di nuovo, che sia lì, che sia in altri luoghi, nei nulla, nelle foglie, ovunque, tutto questo orrore, questa atomizzazione dell'uomo, no? Non di nuovo, non si rinnovi. Cosa ha perso Eichmann? Come tutti gli esecutori, no, di tutte le stragi che sono state, di tutti gli universi concentrazionali del Novecento, ha perso la capacità di pensare di Socrate. Lei lo dice, risvegliate questa capacità, ha perso il senso del dubbio, non ha messo in discussione quello che gli veniva calato dall'alto, ha fatto tacere la sua capita umanità, quel demone interiore che mi parla e che mi dice cosa non devo fare, perché sarebbe contro il dialogo interumano, e ha eseguito come un'automa, perché ha perso la capacità di Socrate. Lei lo dice, il grande dono di Socrate, pensare bene, che non vuol dire penso bene di te, no, vuol dire rifletto, dubito, guardo e alla fine scelgo ovviamente di agire, no, in nome del bene, naturalmente verso gli altri, non voglio che sia fatto a me ciò che no, non vorrei, cioè, non devo fare gli altri ciò che non vorrei fosse fatto a me. Quindi questo, continuare appunto a come dire, no, a non essere spugna, questo io credo sia alla fine una sintesi semplice ma potente, dirompente di Socrate. Qual è proprio questo. Se vogliamo, no, difenderci, poi ogni epoca veramente sembra sempre quella, no, più adatta, in questa dimensione centrifuga che non ha nulla più di centrifuga, in questa confusione che regna, da dove partiamo? Dal dialogo, no? Dal confronto, con amore, insieme, non nessuno sta davanti, nessuno sta dietro, ma tutti vicini, cercando appunto se stessi e soprattutto cercando di riflettere, di pensare, di immergerci, di, come dire, no, di mettere in dubbio questo per me, di dubitare, ma è davvero così, aprire, i crepacci, andare giù, scavare e agire in nome veramente di quella luce, così chiudiamo con Platone, di quella lampada, perché è ovviamente un messaggio del maestro, che è dentro ognuno di noi, quella lampada interiore che a volte sembra che si stia spegnendo perché tremula lì, è claudicante, e se si spegne è finita, diventiamo tutti dei potenziali Eichmann, no? Quella lampada che va tenuta accesa. Questo poi ovviamente sarà il senso del compito di Platone, perché, chiudiamo, Platone nel 399 assiste alla morte del suo maestro, il pianto di Platone è irrefrenabile, il dolore di Platone è ingestibile, lui lo dice che per tutta la vita si porta dentro questa ferita, nella settima lettera che scrive, perché quell'uomo era anche il suo amico, l'amico più giusto, l'amico più vero, e l'uomo più giusto, più vero è stato condannato a morte a un tribunale apparentemente democratico, perché hanno paura, mi dicevo, perché lui era uno scardinale, no? Un po' tutti, no? Di quelli che erano le vecchie convinzioni, diciamo così. E allora ecco, Platone lo dice, scappa, anzi, gli viene consigliato di andare via perché chiaramente la metaforica mannaia sta per cadere anche sui discepoli di Socrate. E allora, visto che lui era uno di quelli più esposti, di quelli più famosi, di quelli più attaccati al maestro, verrà poi il suo viaggio all'Egitto, in Sicilia, e sarà poi un viaggio che ripeterà per altre due volte, poi tornerà e naturalmente comincerà a scrivere i suoi dialoghi. E chiudo dicendo che lui, proprio grazie a questa esperienza del maestro, lui che avrebbe voluto fare politica, Platone, perché discendeva da Solone, è talmente inorridito dalla politica che dice no,
ma voglio rendere testimonianza al maestro e voglio cercare, comunque vedremo, di fare qualcosa. C'è ancora una speranza, insomma, comincerà a scrivere uno dei primi dialoghi proprio nel 399, comincia a pensarci, poi ci metterà 10 anni quasi, dal 399 al 388, appunto, l'Apologia di Socrate, e arriverà, vedremo finalmente, la grande, ulteriore svolta. E Socrate sicuramente sarà stato molto fiero di Platone, perché il suo insegnamento viene proprio fecondato, no? E lì davvero si aprono i cantieri, si aprono veramente le porte dell'universo e vedremo l'orizzonte culturale dell'Occidente, che cosa davvero conoscerà attraverso il grande Platone. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e grazie dell'attenzione, scusate tutta questa passione, ma devo molto a questo piccolo grande uomo come insegnante, e vi auguro veramente, vi auguro a me stesso ogni giorno di cercare questa verità, di essere in cammino, un cammino dialogante. Non è facile, perché oggi a volte non ci chiudiamo, anch'io c'è questo rifiuto magari del confronto, sono diventata a volte mi sembra di essere un po' più pesante, ma anche un po' su paura, no? Perché mi sembra ci sia tanta stupidità in giro, ci sia un delirio collettivo, ci siano le menti obbligate, ci vorrebbe davvero Socrate oggi, secondo me, quasi vediamo un po'. Però se siamo qui, secondo me vuol dire che non siamo dormienti, ma siamo svegli, anche se io sto chiudendo gli occhi perché gira tutto la testa. E quindi grazie davvero dell'attenzione. La morte di Socrate è, diciamo che forse
come tu hai detto, ci sono stati questi due capi di imposizione farlocchi, diciamo così, inventati per togliere di mezzo un personaggio scomodo che probabilmente sovvertiva un pochino quello che è il pensiero dominante ad Atene in quel momento, eccetera, eccetera. E, quindi effettivamente, diciamo, è andata così, nel senso, è stato veramente così, è stato condannato a morte perché per il suo pensiero, per il suo, è questo che è accaduto veramente. Infatti è stato condannato, non credo di averlo detto prima, ci sono tante interpretazioni naturalmente sulla motivazione, no? Su perché un'Atene democratica, è chiaro che non è più l'Atene di Pericle, ricordate Pericle, no? La città illuminata, la Villa Miliniera, avremmo potuto dire di quell'Atene di allora. C'è stata la guerra del Peloponneso, Atene quindi che perde, cioè, c'è stata questa sconfitta e c'è stata il momento dei 30 tiranni, quindi so che in quel momento gente viene ad Atene, quindi Crizia era il più famoso, un momento quindi più, come dire, conservatore, no? Rispetto alla democrazia che era nata. Poi i 30 tiranni vengono destituiti e torna la democrazia, ma è una democrazia che ha paura perché è appunto, come dire, no? Zoppicante, claudicante, non sa bene come muoversi, teme Socrate perché ha avuto comunque rapporti con Crizia, che erano degli esponenti dei 30 tiranni, ma Socrate, sono le testimonianze, criticava Crizia, cioè non era un sostenitore, come dire, del potere. Socrate non sostiene alcun potere, non crede nella politica così come veniva gestita. Una cosa va detta, forse, nelle situazioni che non vengono sempre dichiarate, mi serve per Platone questo, proprio perché poi lo trovo nella Repubblica di Platone, a cui dedicheremo una serata, sicuramente proprio perché lui è un uomo libero, ecco, lui ha insegnato la vera libertà che è quella interiore, e dopo vi dico una cosa su questo, perché questo veramente non è un grande dono, lui è convinto, dite se non ha ragione, che non tutti possono accedere alla politica, no? Perché è molto importante, no? Dovere guidare, no? Un popolo, una città. Nel senso che forse la forma della democrazia non era lui che comunque per la libertà, questo è un discorso sottile, delicato, sempre un po' minato, ma si sta sull'etimologia, lo vedremo nella Repubblica, però a lui sembra che, come dire, avesse questa convinzione pervicace che per diventare politico, quindi no, colui che governa, e dite se non ha ragione, ripeto, tutto questo non deve essere fatto per visibilità, per no, potere, ma proprio perché è una missione, è un'urgenza, non tutti sono portati per quello, e nel momento in cui tu con il dialogo maieutico capisci che puoi essere portato per quello, devi essere formato, quindi lui parlava di un lungo tirocinio per poter poi accedere alla politica. Quindi tutto questo è chiaro che diventa scomodo, diventa dissonante in una ritorno di una democrazia che invece è il governo del popolo, no? È molto sottile, ma assolutamente Socrate è lontanissimo dal dirci che devono governare gli aristocratici nel senso, come no, corrente, cioè il sangue blu. Certo, gli aristoi, lo vedremo con Platone, ma sono i migliori dentro. E io qui sono a favore, i migliori dentro, vedete come si fa presto a fraintendere, volutamente a travisare, no? La parola su cui lavoreremo insieme è aristoi, i migliori, ma non i migliori perché aristocratici, perché appunto hanno un lignaggio, no, sociale, i migliori dentro, quindi una forma di oligarchia, ma non in senso sociale, ecco, ma sì, proprio interiore, e ha ragione. Non è facile, e quindi, questo è esatto. Tutto questo ha fomentato poi una rivolta di questo governo democratico che, ripeto, è ancora un po' incerto e ha paura del ritorno, ovviamente, del quindi lo condanna a morte, esatto, per impietà, perché via del daimon, cioè nulla di religioso, e poi per corruzione dei giovani, perché portava i giovani anche a riflettere con la propria testa, e magari questi giovani si ribellavano e dicevano no, non voglio fare questo lavoro, se implico, trovo la mia strada. Un po' come l'attimo fuggente, no? Direi un martire che per le proprie idee morte. Sì, perché guardate, grazie di questa riflessione, un altro lascito che mi inebria, ho fatto anche scrivere riflessioni ai miei ragazzi, la vera libertà interiore qual è per te? È la libertà da, dice il nostro Socrate, cioè io se sono libero da tutto,
tutte, no, le tentazioni, che poi le recupero, perché ripeto, non lo scappa dal mondo, ma le devo poi riaggiustare ma dopo. Se sono libero da consumismo, eccetera, eccetera, vedere Platone, l'anima bucata, io poi sono libero di, cioè sono libero di fare quello che voglio fare, perché quello che voglio in realtà è proprio quello che devo. Quindi non è voglio, ergo devo, no, devo perché è proprio ciò che voglio, ma ci lavoriamo noi con Platone, perché poi è Platone che come dire, mette a frutto questo seme straordinario. Cioè, perché se sono libero da, sono libero di. La vera libertà, la libertà interiore, la libertà di Catone, vedete i collegamenti arrivano, che Dante, lui che è un suicida, lui che è un pagano, Dante mette a guardiano del purgatorio, lo sa, perché lì dietro c'è tutta la libertà, libertà non va cercando, la libertà interiore, è la libertà interiore che è la libertà di, che è veramente meraviglioso, insomma, non si può dire, è tutto, è il cuore di tutto, di partenza. E così. Bene, molto interessante, quindi sappiamo ancora di più di non sapere questa sera. Esatto, sì, non so. Quindi, domande, riflessioni, confronti? Daniele, ovviamente, prima finito di riflessione. Buonasera. Le riflessioni sono obbligatorie. Ci sono tre punti che mi hanno colpito fortemente questa sera. Uno è la distinzione tra bene e male. E ho un'esperienza vissuta che poi brevemente riporterò. Un'altra è la verità, la difesa di quello che è il giusto, che nasce sempre dal nostro interiore. Ma innanzitutto vorrei partire ricordando cosa ho detto l'ultima volta che siamo venuti qui. Ho ringraziato perché lei ha sfamato il bambino curioso che era in me. E beh, io stasera, Manuela, lei ha schiaffeggiato la mia ignoranza con una forza tale che mi ha fatto ricordare la mamma quando da piccolo mi dava la pacca nel sedere e diceva corri, il mondo è tuo. Ecco, io ho provato questa sensazione stasera nell'ascoltare questo Socrate così vivo, così intenso, così pieno, dove mi ci riconosco. Io ho un'ignoranza infinita di cui me ne sento anche, me ne vanto. Ma me ne vanto per il semplice motivo, perché dalla mia ignoranza cerco sempre di sapere il perché. Ed è dietro tutte queste cose che io ho conosciuto lui. Ci siamo conosciuti 25-26 anni fa e siamo diventati amici anche proprio per quel motivo in cui ci siamo conosciuti, perché volevo soddisfare la conoscenza. Volevo andare dalla parte opposta della mia posizione. E ci siamo conosciuti grazie a questo. Quindi l'ignoranza è la parte più bella dell'uomo, se la si coltiva. Non sono d'accordo su Eichmann che era... No, lui era... Ecco, sì, non sono d'accordo che lui era un uomo normale, no. Lui era tronfio, sicuramente. Lui era convinto di essere nella ragione. Uccideva gli ebrei perché era giusto farlo. Ne era convinto, no? Non era un poverino che si è nascosto dietro gli ordini e basta. E quindi allaccio al bene e al male, tutti noi, individualmente, chiunque di noi, nuota in un mare di squali, la dimensione della propria dimensione, grandezza personale, del proprio ruolo, delle proprie identità, e all'interno di quel mare in cui nuotiamo fra gli squali e siamo costretti a prendere e a dare dei morsi. Ecco, la differenza tra il bene e il male nasce soltanto quando diamo solo un morso e non mangiamo, non sfamiamo la nostra cattiveria, i due cani, quello buono e quello cattivo, quale dai da mangiare? Se lo dai da mangiare al cattivo starei male tutta la vita, se dai da mangiare a quello buono forse soffrirai, ma avrai un bene interiore. E quindi la differenza è questa. E questa è una riflessione che la feci una quindicina d'anni fa, forse anche qualcuno in più, in una serata dove si parlava appunto del bene e del male. E ciascuno di noi è capace di fare il male,
Io credo che qui dentro tutti siamo capaci di uccidere se siamo costretti a farlo, se siamo costretti a difendere magari non noi stessi, ma il nostro figlio o il bambino del vicino che è indifeso, che ha bisogno, chiunque di noi magari è capace di farlo. E se non lo facciamo è una scelta. E qui ritorniamo alla distinzione. L'altra cosa è la verità. La verità io non sono dell'idea di Socrate, bene la cicuta non sono disponibile, tant'è che grazie a questo l'amico Fabrizio mi ha difeso in una causa che ho voluto assolutamente fare, potevo chiuderla semplicemente, mi avevano dato una condanna penale per chi non lo sa è una cosa banale. Il giudice dice, vabbè dai ti perdono, paga sta multa e sei libero. Io mi sentivo trattato male a pagare una multa che non dovevo pagare secondo me, quindi sono andato dall'amico Fabrizio e ho detto no, dobbiamo difendere la mia verità. L'abbiamo fatta, ci abbiamo messo 4-5 anni, mi è costato moltissimo di più di quello che avrei speso come condanna penale, quindi la verità costa, però la verità va ricercata e il 15 di settembre Fabrizio ha condotto il tutto dove sono stato assolto perché non ho commesso il reato, non esiste il reato, non esiste addirittura il reato. Ecco, quindi la verità va ricercata, anche se costa. E forse non sono d'accordo con Socrate che ha preso la cicuta. Forse poteva andare a difendere la sua libertà, la sua verità, andando, esiliando. Sì. Grazie. È stato un atto proprio di coerenza, ma proprio la coerenza fino in fondo. Quindi, sì. Però grazie perché tutto è determinante, che interpretazione. Ognuno poi non vede che bello, trova quello di cui ha più bisogno, è un confronto, perché non c'è nulla di assoluto, non è che Socrate è perfetto, vorrei anche vedere questo discorso della volontà, io sono la prima che ovviamente sono consapevole della forza della volontà, la volontà perché sono i sentimenti, le passioni, no? Non è vero che se mi segui bene lo fai, ecco, automaticamente, però ecco, è quello che c'è dietro, il fatto comunque di se si può di essere, se sia un insegnante, un educatore, un genitore, testimone di una certa coerenza, ecco, finché si può. Volevo dire solo una cosa per correttezza l'area, io sono d'accordo con lei, cioè, però quello che mi colpisce l'area, perché lei pensava di vedere veramente un essere mostruoso, invece vede un essere quasi dimesso che poi giocasse bene, banale, cioè questo, no? Cioè, capace, magari no, lo vedi, dice, ma questo non può fare del male, invece appunto è, allora secondo lei quel mondo lì, quello di messo, aveva perso la capacità appunto di riflettere, insomma. E questo sono d'accordo, cioè questo insegnare alle persone a instillare il dubbio. Io sono per questo, anzi, il metodo del dubbio, è vero? Poi ognuno fa le sue scelte, giustamente. Devo dire che in effetti con Daniele non abbiamo bevuto la circostanza, non l'hai bevuta, anche in termini di sofferenza abbiamo sofferto assieme, eccetera, eccetera. Però alla fine non è andata come il Socrate, insomma, siamo usciti meglio. Pur rimanendo coerenti con noi stessi. Altre osservazioni? Una. Mi ha molto colpito la modernità di questo filosofo, non sempre. Mi ha molto colpito la modernità di questo filosofo, perché tutta la psicologia moderna si basa sulla ricerca del sé e non del non sempre. Lo puoi dire poi. Diceva il nome, questo Elisabetta, scusami. Che la modernità dal punto di vista proprio anche non psicologico, che tutta la psicologia moderna si basa proprio sulla ricerca del sé e non dell'io. L'io ti intende come ego anche, no? Sì, certo. Sto leggendo un libro che parla di questo. Esatto, è proprio poi Platone, che poi è Socrate che parla, però è chiaro che anche Platone che sia stato, come dire, no, fagocitato dalla luna che ormai ha realizzato pienamente quell'insegnamento lì, davvero vedremo. Quello che dici tu, grazie, sì, sono assolutamente d'accordo. Riflessioni, domande? Vi porto io il microfono, così mi risparmio di venire qua.
finisce la riflessione su un tema come quello di questa sera. Troppe. Perché altrimenti passiamo i saluti e i ringraziamenti. Passiamo i saluti e i ringraziamenti. Allora, i saluti per tutti. E anche gli auguri e le buone feste. Poi i ringraziamenti, innanzitutto Emanuele, credo che sia, che merita un altro applauso. Grazie a tutti.